presenza da parte di lui stesso. Già perché ha ricordato la nostra amicizia, che data oramai da tantissimi anni fa, dagli anni 90, peraltro io ministro del lavoro, che cosa che tu facesti il presidente? Sono stato per lungo tempo nel consiglio di amministrazione, cioè tra quelli che diciamo tentavano di fare un po' la linea da una mano rispetto al compito che era tipico di Gian Maria e di quelli che collaboravano con lui dal punto di vista scientifico nell'analisi sociale italiana. Poi dovete mettere la mia ministro, perché era incompatibile, se possiamo prendere un mini finanziamento da parte degli enti di Stato e del governo stesso. Quindi è un'amicizia antica, rinnovata sempre costantemente, sono tra quelli che là in prima fila con il vostro ogni anno presentazione del rapporto Italia che Gian Maria fa. Quindi sono molto contento di questo e devo dire che spero ci sia anche la mano Gian Maria e la professoressa Procelli nel definire la compatibilità tra quello che la presenza di ricognizione che attraverso diciamo, l'organizzazione del Ministro del Sacramento loro fanno e indicazioni strategiche che vengono ogni anno dal rapporto Italia, in questo caso una sorta di rapporto Sannio-Campania, no? In quello che chiama la triangolazione tra Napoli, Salerno, tutti i centri d'Italia, si aggiunge la triangolarità che è quella del zona interna. Perché, come amo dire, cioè noi abbiamo di qua, dopo quello abbiamo patito, ancora patiamo, una forma di distanziamento sociale naturale in queste nostre aree, però bisogna capitalizzare tutto quello possibile capitalizzare con gli interventi anche arriveranno in maniera massiccia sul piano europeo. Ho raccontato oggi in un incontro che ho fatto che senza il Sud l'intervento da parte dell'Europa sarebbe stato di 137 miliardi in meno, perché c'è questa sfida molto forte dell'Europa a riconoscere le regioni del Sud e anche regioni che sono economiche, soltanto di soddisfacimento di una forma di rincorsa far qualcosa di diverso di più rispetto al disagio che noi abbiamo e quindi davvero bisogna muoversi e allora dobbiamo anche fronteggiare il tutto e qua dico se ci date una mano perché l'Europa accetta progetti, se arriviamo prima degli altri progetti riusciamo a rifinanziare, se arriviamo in ritardo evidentemente questo non può essere e allora questo sarà già fondamentale per quanto riguarda la crescita, lo sviluppo. Quello che è la dinamica è che insomma oggi iniziano ad esistere condizioni particolari per Benevento e la sua provincia per avere una possibilità di una risalita e di una crescita effettiva. Con questo ringrazio la mia commercio perché attraverso il fatto della diciamo, di questa forma di trasposizione ad allocarsi qua consente anche alla città di capitalizzare gli investimenti di natura culturale, scientifico, di analisi, di approccio che riguarderà sia gli associati, sia la dimensione diciamo del mondo dell'impresa, del commercio, dell'attività regionale della città della provincia di Benevento, sia fornire indicazioni utili per quanto ci riguarda. Quindi speriamo questa effettiva e efficace collaborazione, che non è soltanto umana ma anche di natura istituzionale. Quindi benvenuti a Benevento e speriamo che insomma le cose possano svolgere in modo migliore, ci aiutate a far qualcosa, a capire quello che è nell'orizzonte degli investimenti europei, delle risorse europee possiamo fare per determinare investimenti e ricadute effettive ed efficaci nel nostro territorio.